Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Ora di religione nelle scuole, aule semivuote. Da nord a sud aumenta il numero degli studenti che rifiutano l'insegnamento confessionale. Così, per evitare sprechi, i presidi chiedono di accorporare quelli che invece lo seguono. La Chiesa non è favorevole a questo, ma quello che noi stiamo chiedendo è insegnare religione a scuola, mantenere attivo questo orario, questa lezione di religione. Ha ancora senso? Secondo te sì o no? Allora, secondo me non ha senso, anche perché io sono una di quelli che la religione non l'ha fatta alle superiori. Come mai non l'hai fatta? Non l'ho fatta perché io purtroppo sono finita in una scuola cattolica e per varie cause che non vi sto neanche a spiegare, e avevo un prete come insegnante che ci faceva domande classiche come, non so, l'aborto, l'eutanasia, siete pro, siete contro, e non potevi assolutamente dire la tua, cioè se dicevi la tua eri fuori. Non è che avesse molto senso questo confronto. Esatto. Quindi io ho lasciato perdere del tutto religione perché non potevo dire la mia, perché andavo contro le idee della Chiesa, diciamo. Secondo te in una scuola superiore dove ad insegnare non è un prete, come dovrebbe essere strutturata una lezione di religione? Ma non so, parlare... Cavolo, che domande. Perché effettivamente il più delle volte le lezioni di religione non sono altro che un confronto sui temi d'attualità. Esatto, esattamente, quello che dico anch'io, però ognuno ha la libertà di dire, ha la libertà di parola, di dire la sua opinione. Se tu avessi un figlio, cosa sceglieresti o cosa gli consiglieresti? Cioè di fare o no religione? Cavolo. Perché io sono anche atea, quindi se avete beccato la persona sbagliata. Sì, beh, probabilmente la farei anche fare, poi sta a lui scegliere se continuare o meno, secondo me. Che dovrebbe essere volontaria l'adesione all'ora di religione. Ma attualmente la è, non è obbligatoria? È lasciarla così com'è. Però eliminarla completamente no. No, lasciarla a chi vuole andare e a chi non vuole andare. Quindi facoltativa. Perché dice che invece è sbagliato eliminarla? Ma sostanzialmente per tradizione. La tradizione è che in Italia e anche in altri paesi, per esempio anche in Francia, no? L'ora di religione è rimasta e... Vabbè, già il fatto che sia facoltativa è già un passo avanti rispetto all'obbligatorietà che c'era una volta, no? È sbagliato eliminarlo, ma perché viene considerata la religione come, non so come spiegare, facoltativa. Come facoltativa, mentre invece se fosse considerata una materia come tutte le altre ci potrebbe portare solamente a cultura per la gente. Poi uno è libero di decidere se andare in chiesa o essere praticante, ma comunque tutto fa parte di una cultura. È come se insegnassero, non so, le filosofie indiane, ma non per questo uno deve seguire la religione. Quindi lei dice anche un alunno che magari crede in un'altra religione che non è quella cattolica comunque può in un qualche modo partecipare alle lezioni e avere anche dei riscontri positivi? Riscontri positivi perché tutto fa parte del bagaglio culturale. Cioè quando io devo imparare una cosa devo anche conoscerla e conoscendola poi mi faccio una mia idea e decido se ampliare o meno la conoscenza. Quindi lei fa il ragionamento opposto, non abolirla ma addirittura renderla obbligatoria. Ma per me sì, cioè, non riesco a ricordare quando è stato il momento in cui cioè, si è creato questo. Quando andavo a scuola io c'era religione, ma... Cioè non è che nell'ora di religione, anche se io non sono giovanissima, non è che nell'ora di religione mi forzavano ad andare in chiesa. Lei se lo ricorda di cosa si parlava durante l'ora di religione? Sì, si leggevano magari delle pagine della Bibbia, si raccontava la storia di Gesù, che comunque... Cioè,
che mi risulta è uno dei più grandi personaggi storici. Perché la stragrande maggioranza degli insegnanti oggi organizza le proprie lezioni di religione affrontando temi di attualità, esempio l'aborto, eccetera. Giustissimo. Quindi anche quello. Se questo, cioè ai miei tempi non si parlava anche perché non era ancora legge l'aborto. Certo. Anzi era proibito, erano proibite tante cose, però appunto adesso a maggior ragione che appunto, i ragazzi sono più emancipati oppure conoscono tante cose, si può anche affrontarle. Certo che un professore di religione o uno che insegna religione cattolica non può avallare certe cose, però insomma. Grazie. Dovrebbe essere un buon interlocutore, ecco. Però tutto fa cultura, tornando a cioè questa cosa di dire faccio qualcosa di alternativo, ma anche l'alternativo mi sembra che non arricchisca nessuno.